Salve signori, 139esima volta insieme. Non siamo in studio oggi poiché ogni tanto giro il mondo anche io. E oggi ragazzi è Verona-Milan, una partita che vi ho annunciato giovedì con lo Slavia Praga. Sarebbe stata non facile. Negli ultimi 3 anni abbiamo sempre vinto a Verona 2-0. Era marzo 2021, segnò Krunic su punizione, 3-1 l'anno dopo era mancavano tipo 2-3 partite allo scudetto, fece doppietta Tonali l'8 maggio 2022, e l'anno scorso sempre Tonal Verona fu perché Tonali fece il gol vittoria nei minuti finali e ci permise di vincere 2-1 in una partita molto tirata, molto tirata, in cui ci furono, mi ricordo, 2 autogol tipo. Formazione, diciamo, rivisitata perché c'è questo Okafor punta che a me piace moltissimo. In difesa la titolarità è praticamente di casa perché ci sono sia Tomori che Kalou da quel che ho visto. E vediamo oggi anche il Milan come ha deciso di scendere in campo, con quale testa, perché abbiamo visto la nostra squadra quest'anno fare grandi cose e altre volte l'abbiamo visto buttare via partite in maniera veramente ridicola semplicemente non usando la testa. Quindi è una cosa che dico sempre: i giocatori ce li abbiamo spesso e volentieri, però manca la testa. Io mi auguro che questa sia una partita dove la testa un minimo ce la mettiamo. Peccato perché domenica pomeriggio è diluvia da morire, perché veramente ragazzi viene giù il mondo intero. E io, pur quanto sia fan della pioggia, la domenica mi rattrista un pochino, ecco. Oddio, chi è quell'arbitro bazzone? Oddio, me lo dimentico sempre. Arbitro con la bazza. Non è Di Bello, anche perché è sospeso. Spiace. Più che altro, oggi la Juventus ha fatto una delle sue solite partite belle, giocate bene. E non nascondo che possiamo veramente fare tanto. Io sono convinto, ragazzi, lo dico adesso, che la Juventus giocherà male fino a quando non dovrà affrontare noi. Io sono sicuro che quando a fine aprile la Juventus dovrà affrontare noi, tornerà a essere la Juventus del 96. Datemi retta, ragazzi. Ah, è Mariani il bazzone, ok, è Mariani. Vabbè, vediamo quanto meglio o peggio riusciamo a fare rispetto a giovedì con lo Slavia Praga, poiché molti giocatori che sono scesi in campo giovedì sono anche titolari oggi e abbiamo iniziato. Vediamo, stupitemi. Ma che falli di mano vede l'arbitro, raga, dai. Suso buono Leao, dai. Si incarta. Cioè fallo. Oddio! Non è riuscito a impattare Tomori. Tomori! Che calcio di punizione di Hernandez, svigola Davidovic che forse manda fuori tempo Tomori. No, vabbè, se prendeva col piattone, ragazzi, spaccava la porta. Monti poi inerme, peccato. Vabbè, qua c'è il difensore del Verona che, facendo questa sorta di finta, ha ingannato Tomori, ci sta. La maggior parte delle partite che abbiamo giocato ultimamente, quelle perse comprese, non siamo partiti male. Io vorrei che si continuasse così, raga. Tra il volere e l'avere c'è di mezzo il male, però. Sognare è gratis. Hernandez con gli scarpini neri. Qua vola primo giallo, ragazzi. Ho capito, Fossi Hernandez al dietro. Ti lamenti pure. Chi è? Serdar, il formaggio. Come si chiama? Serdar. Vabbè, sempre formaggio è. Vabbè, però se Leao non prende posizione, ragazzi, spettatore proprio. Vattela a prendere una volta ogni tanto, che palle. Che palle, raga. Che due coglioni. Cominciamo con i gol mangiati. Ma quanti ce ne mangeremo da qua a fine partita? Siamo solo al 12° minuto adesso. Pulisic, Bennacerra, pallate. Che due coglioni, ragazzi, che due coglioni. Vogliono il cross, la palla in mezzo, nessuno che ci va. È incredibile. Ragazzi, primo quarto d'ora da Milan. Il Milan fa la partita, più possesso palla, più occasioni, più tutto quanto. Gol 0. Qua per vedere il gol almeno 20 minuti passeranno ancora, datemi retta.
Indar Noslin, no, ma chi cazzo è Noslin? E che cazzo? Oh, io... Accuccia! Vabbè, ennesimo contropiede mandato a puttane, ragazzi. Okafor c'è Leo che taglia e c'è inciampa contro il... No! Lotus Cheek, largo. Pulisic va, crossa. E ho capito, non batte perché siete dei coglioni. Pulisic, madonna. Oh! Che ha preso Montipò, ragazzi. E come ha calciato Okafor. Madonna, corpo all'indietro, al volo nell'incrocio. Bravissimo Montipò. Poi c'è ovviamente la traversa. Avremmo 40 punti in più avessimo trasformato tutti i pali traverse presi quest'anno, raga. Seriamente. Raga, va sbloccata, se no qua son cazzi. Madonna quanto è brutto Duda. Madò. Ma io non voglio fare body shaming, ma ragazzi, incute terrore quello. Teo, guarda Pulisic. Bello il velo di Loftus, Pulisic. Siamo a due ragazzi, due traversi. Ragazzi, è una condanna. Poi la traversa è ancora sbagliato, quindi. Vabbè ragazzi, cioè, è veramente incredibile. Guarda lì che ha sbagliato Montipò. Guarda lì, Pulisic si incarta dietro per Heinders. Pulisic, sinistro. Quell'altra squadra con un errore del portiere così avrebbe fatto gol in un passaggio e mezzo. Ogni riferimento è puramente casuale. Noslin, Noslin, attenzione destro. Ma chi cazzo è questo, raga? Sto Noslin ci deve infilare per forza, è già il secondo. Sto Noslin ci deve infilare, ho capito. No, raga, si è fatto male Calulu. Vabbè, una botta, per carità. Di Suslov, però. Già poveraccio è tornato dall'infortunio. Lasciatelo sta. Oh no, Tomori. Vola anche il primo giallo per il Milan. Tomori, due gialli ingenui in due partite, Europa League e Serie A. È arrivato Noslin a velocità fulmine. Tomori in netto ritardo. È andata bene perché altri arbitri dovrebbero pure mandato fuori. Cioè, raga, dai, su. Leao allunga, allunga dentro. Io ho visto un'autorete assurda. Ma c'era Okafor dietro. Gli davi un rigore in movimento. Ancora meno rigore in movimento perché il portiere era a terra. Anzi, era Reinders, sorry. Perché? Perché non usate la testa, ragazzi? Perché? Buono, è partito Teo. È partito. C'è Leao a sinistra. Lo serve tardi Okafor. No, raga. Altro contropiede in superiorità numerica. Buttato al cesso, non ce la posso più fare. C'è 7 tiri. Uno in porta. Due traverse. Cioè, oh. Scambia con Leao. Buona. Guarda che c'è Okafor nel mezzo. Oh, gli rimane tra i piedi. Non è uscita. Ancora lì. Gran gol. Bellissimo gol. Madò. Poi lui per due volte ha cercato di buttare la palla nel mezzo e non c'è andata perché sicuramente se avesse buttato nel mezzo la prima, secondo me sarebbe finita rimessa laterale. Però per ben due volte si è trovato la palla sui piedi, prima gli ha dato fuori Ruscio, la seconda gliel'ha data Duda e a sto punto dice cosa ho da perdere, fa lo scavetto al portiere e la butta in porta. Adesso c'è a vedere la palla se è uscita, ragazzi, ma da replay. Da replay si sembra veramente un metro dentro la palla. Con chi ce l'hai adesso? Provocazione al pubblico per aver fatto questo. Oh, ecco perché hanno ammonito, perché è diffidato. Qualcuno non vuole che giochi contro la Fiorentina, vuole metterci in difficoltà apposta. E l'hanno ammonito, dai, su, forza, basta di fare i pagliacci. Niente, non si può neanche fare gol qua. Ha ammonito Fernandez da nulla. Dai, fischia sta fine, forza. Fine primo tempo, ragazzi, gli hanno in vantaggio, gol di Fernandez. Gran gol, fortunoso, ma gran gol. Ma io non è che chiedere spiegazione all'arbitro dopo l'ammonizione, proprio lo picchierei a sangue. Chiedi spiegazione all'arbitro che gli fa vai dentro. Lo sai cosa hai fatto? Beh, bello. Che arbitri carismatici che abbiamo in Italia, veramente dei pagliacci. Ci vediamo alla ripresa. Lasciamo perdere, lasciamo perdere.
Calulu non ce la fa, ragazzi, ha preso una botta. E niente, era tornato oggi dall'infortunio. La sfiga non c'ha mai fine, eh? Al peggio non c'è mai fine. Entra Dani Silva. Chi cazzo è un altro Roslin questo? Vabbè, che vi devo dire. Ah, Cito Serra, il formaggio. Fuori Calulu, dentro gabbia, vabbè, Tomori gabbia, Tomori Calulu. Meglio di Tomori Kier sicuro. Poveraccio quel ragazzo, però è un calciatore finito. Si inizia, ragazzi. Fischia l'ammonitore seriale. Batte il Verona con la palla lunga. Leao è partito. Oh, fallo. Non c'è impatto. Sei coglioni. Come dicono su iPork, non dico niente che è meglio. Buonasera Hernandez, un'altra palla persa. No. Ah. Grande gabbia che fa fallo, sennò mandava Noslin a tu per tu col portiere e la mia profezia si avverava per l'ennesima volta. Ma tanto Noslin lo infila. Davidovic. Oh, attenzione Okafor. Okafor, sei veloce. Okafor. Pulisic, quarto gol consecutivo? Eh sì, Slavia Praga, Empoli, Slavia Praga, Verona, quarto gol consecutivo per Pulisic, quattro gol in quattro partite, cioè manco sul canale di FIFA mi farebbe tutti sti gol. 2-0 qua, Davidovic, ragazzi, una cosa così l'avessi fatta al mio difensore, lo avrei bannato dalla mia vita per sempre. Bravissimo Okafor a approfittarne, che comunque è molto più veloce rispetto a Davidovic. Montipò ci prova, forse fa anche troppo, e Pulisic deve solo spingerla dentro. Il 90% del lavoro, ragazzi, è di Okafor, per carità, però diamo a Cesare quel che è di Cesare. E anche Pulisic, che porta così a 9 i suoi gol stagionali, anzi è Sharawi. Per essere passati da Serie Makers e Messi a Pulisic e Chukwueze, che secondo me prima o poi ci dimostrerà quello che vale. E primo gol prima o poi arriverà pure per lui. È un upgrade assurdo. Siamo 2-0, facciamo attenzione, perché il Milan sopra 2-0 sappiamo che porta sfortuna. Attenzione, Sentonza, la palla dentro. Noslin lo deve fare, ragazzi. Noslin lo deve fare, lo deve fare. Noslin lo deve fare. Difesa ferma, 13 tiri totali siamo, di cui solo 4 in porta, dato che sicuramente possiamo migliorare. Calabria, Noslin, no, Davidovic, che Davidovic, che cazzo ho detto, che è l'11, oddio ma è brutto. E che ho visto un biondo dall'alto, ho detto Davidovic, quello che è andato adesso, Svieschi, come cazzo si chiama. Sto fuso, ragazzi. La mia domanda è, perché li abbiamo fatti alzare così tanto che siamo sopra 2-0? Domanda. Magnani, Benacer, no, Noslin, ragazzi, Noslin lo deve fare per forza. Pare FIFA, ragazzi, uguale quando c'è un giocatore che tutta la partita che è lì che ti rompe i coglioni, il gol lo deve fare per forza e Noslin l'ha fatto, lui ha aperto la partita, ragazzi. Pasticcio difensivo, prima Benacer, che vabbè non è che può far tanto, e poi mi deve andare a spiegare chi è quel coglione. Adesso andiamo a verificare. Gabbia, no, Loftus Cheek, che non me lo sarei mai aspettato, che non difende la palla col corpo, permette a Noslin di sbucargli dal fianco, di calciare di controbazzo. Poi il gol è bellissimo, Maignan, ma non solo Maignan, a prenderla sta palla, per carità. E ragazzi, quando si tratta di far segnare il primo gol in Serie A a qualcuno, non ci tiriamo mai indietro, vero? Fuori Pulisic, Loftus Cheek per Giro e Musa. Mi chiedo perché non tolga Leao e metta Pulisic sulla sinistra. Raga, ma con tutta onestà, Leao ha fatto piuttosto pena sta partita. Mi chiedo perché lo sta tenendo forzatamente in campo, vabbè, oh, so che dirvi. Partita in totale controllo, che stavamo vincendo in maniera tranquillissima. Ci ritroviamo qua a veramente un centimetro dal pareggio. Normale partita da Milan, ragazzi. Stai 2-0 col Verona, ne fai un altro, non ti fai fare 2-1. Che due coglioni. Cioè, ragazzi, ma è normale non poter star tranquilli sul 2-0. Hernandez e Giroud. Dentro verso Leao, dai.
Raga, ma che si è mangiato Leao? No, vabbè, dai, ma perché? Ecco perché devo uscire dal campo, ecco perché. Una volta che c'è l'azione, che c'è l'inserimento, che c'è il dribbling, una volta che c'è tutto nell'azione, tutto quello che serve per fare un gol, niente, infatti eccoci questi, toglimi Leao per favore, guarda, non ne posso più. Come fai a sbagliare un gol così, raga? Si deve soffrire per niente, si deve soffrire per niente, potremmo aver già fatto il terzo. Hernandez, che controllo di palla che ha, però poi la mette dentro, Giroud si ferma, è normale, no? Madonna, che coglioni. Fuori Oca, fuori dentro Chukwueze, Leao che continua a rimanere in campo, va bene. Raga, è entrato Vinagre, l'aceto, Chukwueze. Oh, si dovrà sbloccare anche lui prima o poi, eh? Che già comunque in Champions qualcosa ce l'ha pure fatto vedere. Secondo fuorigioco di Giroud. Dio mio, ragazzi. Leao. Calcio d'angolo. Sì, beh, Leao è utile a far guadagnare a calcio d'angolo, perché del resto, ragazzi, si mangia col suo gol. Benacer. Chukwueze. Eccolo. Si doveva sbloccare e si è sbloccato. Madonna, che gol ha fatto. Nosri in parte 2. Ah, bel gol. Bel gol al volo. Testa. Vabbè, gabbia e Leao innocui. D'esterno dove l'ha messa, ragazzi? L2 cerchio. Vabbè, dai, un po' di Leao c'è in sto gol. Si è preso il calcio d'angolo. Gran gol, gran gol, bello. 79esimo, ormai 81esimo con l'esultanza, 3-1. Con un minimo di sale in zucca sta partita è vinta, dai. Su. Vabbè, possiamo stare tranquilli questi ultimi 7 minuti più recupero o devo smadonnare? Da Noslin. Niente, oh. Stiamo facendo fare quel che gli pare. Cioè, per Terragiu, 66 anni per mettere fuori la palla. Fantastico.